Per tutta la mattina sono andati avanti i sopralluoghi dei carabinieri alla ricerca di elementi per far luce sulla vicenda. La donna è stata aggredita qui dove c'è questo tombino. Si stava recando a prendere la macchina per rincasare. È stata trascinata per una ventina di metri e condotta in quell'appezzamento di terreno. L'aggressore, come un fantasma, si è materializzato nel cuore della notte, ma forse ad agire è stato più di uno. Vittima una donna che è stata picchiata a sangue, rapinata e forse anche violentata. Questa mattina alle 7, Giuseppa Teresa Castiglione, originaria di Trapani ma residente a Cussonaci, è stata rinvenuta tramortita in un appezzamento di terreno a Valderice sulla strada provinciale che conduce alla frazione di Bonagia. La donna aveva trascorso la serata assieme ad amici ed amiche in una villa di Via Toti che ospita l'associazione Gli Amici della Casa del Poeta, di cui Giuseppa Teresa Castiglione fa parte. Intorno alle 2 è uscita dall'abitazione incamminandosi per raggiungere la sua auto, una Renault Clio, parcheggiata a circa 100 metri dall'edificio. Non ha fatto in tempo però ad arrivare alla macchina, giunta all'altezza di un tombino, è stata infatti aggredita e trascinata in un appezzamento di terreno. A dare l'allarme è stata la mamma della donna, che abita nello stesso immobile della figlia. Preoccupata del fatto che Giuseppa Teresa Castiglione non era rincasata, ha chiamato i carabinieri. Il marito invece si era addormentato, non accorgendosi dell'assenza della moglie. Poco dopo la donna è stata rinvenuta nell'appezzamento di terreno. Aveva il volto tumefatto, contusione ed escoriazione in diverse parti del corpo e non indossava gli slip, circostanza questa che lascia pensare che oltre al pestaggio abbia anche subito violenza sessuale. In stato confusionale è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso del San Antonio Abate, dove è stata ricoverata per essere sottoposta ad accertamenti clinici.